'Ndrangheta, blitz dei carabinieri nel Crotonese, 31 misure cautelari, inchiesta della DDA contro il locale di Cirò, indagati anche per esplosivi. Il sindaco sospeso e indagato per un altro abuso d'ufficio, avrebbe impedito la costituzione del comune come parte civile. Miramare bis, chiesto il processo per Giuseppe Falco Matà. Oggi a Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, è stato presentato il progetto del nuovo istituto alberghiero Dea Persefone di Locri. Nutrizionisti e consorzio Cipolla Rossa di Tropea, c'è l'intesa, obiettivo condiviso, valorizzare il prodotto dalle mille proprietà. Seggiovie di Gambari e Ranuccio, la regione batta un colpo, il consigliere delegato al turismo della città metropolitana e sindaco di Palmi interroga la cittadella sulla grave situazione della seggiovia di Gambari. Presentato a Locri il Gran Carnevale Locrese. Da oggi tante le manifestazioni, carnevale, sfilata in maschera, carnevale in piazza, carnival party, baby dance. Il tutto per una 3 giorni di grande entusiasmo da vivere nella città di Locri. Bentrovati con il consueto appuntamento con l'informazione di Telemia, canale 76 del digitale terrestre. Iniziamo con la cronaca, una vasta operazione antimafia questa mattina in provincia di Crotone, condotta dai carabinieri del comando provinciale per disarticolare il sodalizio criminale denominato locale di Cirò. I dettagli nel nostro servizio. Una vasta operazione antimafia è stata attuata nella provincia di Crotone dai carabinieri del comando provinciale per disarticolare il sodalizio criminale denominato locale di Cirò. In particolare sono stati impiegati 150 militari che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare emessa dalla GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 31 persone. Nel dettaglio si tratta di 26 misure cautelari in carcere e 5 agli arresti domiciliari. I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi e di sostanze esplodenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. Gli arrestati sono stati rintracciati nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Umbriatico, Nova Siri, Trieste e nel carcere di Catanzaro e Ancona, dove 2 dei destinatari erano già detenuti per altri motivi. Sono state rinviate a giudizio 14 delle 23 persone coinvolte nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, denominata l'isola che non c'è, sulla presunta truffa dello Stato teocratico antartico di San Giorgio. 4 delle persone per le quali era stato chiesto il processo hanno chiesto l'abbreviato, 3 persone hanno fatto richiesta di patteggiamento. Le posizioni di altre 2 inoltre sono state stralciate per vizi procedurali. Il processo per i rinviati a giudizio avrà inizio il 28 marzo, per il 27 aprile è stata fissata la discussione dei 4 abbreviati, mentre sarà il GUP a pronunciarsi sui patteggiamenti. Secondo l'accusa, un gruppo di persone si erano autoproclamate cittadini e governanti di un sedicente Stato teocratico antartico di San Giorgio. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, riciclaggio, tentata estorsione, esercizio abusivo di professione, favoreggiamento e falso. E ancora cronaca. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il procuratore di Milano Marcello Viola ieri a Reggio Calabria per una riunione operativa con il procuratore Giovanni Bombardieri e gli altri magistrati della DDA Regina. Un incontro definito da Melillo un tavolo di lavoro comune. È una normale giornata di lavoro, siamo qui, ha detto, per una riunione operativa come ne facciamo tante ed è questa la ragione per la quale sono qui a Reggio insieme ad alcuni colleghi della DNA e del procuratore di Milano. A Reggio infatti è arrivato anche il sostituto della DNA, Sandro Dolce. Per fortuna, ha detto Melillo, ormai è diffusa la consapevolezza che va al di là dei confini italiani e vi è un'area di collaborazione internazionale molto ampia, non soltanto europea. Intorno al crimine organizzato, ha detto ancora, occorre costruire
un tessuto di collaborazione istituzionale più ampio e solido possibile. Il quadro legislativo italiano è assolutamente adeguato alla gravità dei fenomeni criminali e ovviamente va non soltanto difeso, ma perfezionato, rafforzato ed integrato. Ancora cronaca, gli avrebbe attribuito la responsabilità dell'incendio di un'abitazione e quindi ha tentato di vendicarsi di questo gesto sparandogli e ferendolo ad una gamba. Un 41enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a Luzzi dai carabinieri della compagnia di Rende con l'accusa di lesioni personali e detenzione e porto abusivo di armi da sparo. I fatti risalgono al 24 gennaio scorso, quando un uomo di 30 anni, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla gamba sinistra, si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. All'arrivo dei militari, la vittima, ferita in modo non grave, aveva riferito di essere il gestore di un bar di Luzzi, all'interno del quale era stato avvicinato da un uomo incappucciato e travisato che gli aveva sparato alla gamba per poi darsi alla fuga. Era stato un passante a soccorrerlo e ad accompagnarlo in ospedale. E ora ci trasferiamo a Reggio Calabria, processo Miramare bis, nuovo giudizio per l'ex sindaco Giuseppe Falco Matà, sindaco sospeso e indagato per un altro abuso d'ufficio, avrebbe impedito la costituzione del comune come parte civile. Vediamo il nostro servizio. Il procuratore Giovanni Bombardieri e il PM Stefano Musolino hanno chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falco Matà, indagato per abuso d'ufficio. L'inchiesta è collegata al processo Miramare, in cui l'esponente del Partito Democratico è stato condannato in appello assieme agli assessori della prima giunta. In quel processo il Comune di Reggio si sarebbe potuto costituire parte civile per chiedere poi un risarcimento danni al sindaco Falco Matà e agli assessori. Ciò non è avvenuto, perché si legge nel capo di imputazione: in qualità di sindaco ed insieme di imputato, Falco Matà avrebbe omesso di astenersi dalla decisione inerente alla costituzione o meno dell'ente comunale quale parte civile in quel giudizio penale. La nuova inchiesta è scaturita da una denuncia presentata lo scorso maggio dall'avvocato Italo Palmara, presidente del Movimento Reggio Futura. Nel corso delle indagini, il sostituto procuratore Musolino ha interrogato la dirigente dell'ufficio legale del Comune, Fedora Squillaci, e la responsabile dello staff del sindaco, Eleonora Albanese. Sarebbe emerso che, nonostante sia stato reiteratamente sollecitato ad assumere determinazioni da personale dipendente e qualificato di Palazzo San Giorgio, il sindaco sospeso non ha avviato la procedura per la nomina di un curatore speciale che avrebbe potuto costituirsi parte civile nel processo Miramare per conto del Comune. Per la Procura della Repubblica, il sindaco avrebbe violato l'articolo 78 del testo unico degli enti locali, in quanto tratteneva a sé la decisione, non delegando a terzi la valutazione di assumere o meno l'iniziativa. Da qui il reato di abuso d'ufficio, che secondo i PM sarebbe stato commesso intenzionalmente da Falco Matà, il quale così procurava a sé e ad altri imputati, già componenti della giunta comunale da lui presieduta, un ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente al mancato risarcimento del danno subito dall'ente, nonché arrecava al comune un danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dei suoi diritti e facoltà processuali, nonché della mancata cura delle sue aspettative economiche. Ricevuta la richiesta della procura, nei prossimi giorni il GUP dovrebbe fissare la data dell'udienza preliminare. Si è tenuta questa mattina nella Sala Verde della cittadella regionale Iole Santelli la conferenza stampa di presentazione del progetto Borghi in Piazza, Spirito d'Oriente in Occidente, finanziato dal Ministero della Cultura e promosso dall'aggregazione dei comuni di Riace, Capofila, Stilo e Pazzano. Alla conferenza erano presenti la vicepresidente della giunta regionale Giuseppina Princi, i sindaci di Riace Antonio Trifoli, di Pazzano Francesco Valenti e di Stilo Giorgio Antonio Tropeano. Vediamo nel dettaglio il nostro servizio. Spirito d'Oriente in Occidente, è questo il nome riassuntivo dell'idea Borghi in Piazza, l'idea progettuale che i comuni di Riace, come Capofila, Pazzano e Stilo, in aggregazione tra loro, hanno inteso presentare per concorrere all'avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. All'avviso pubblico, a cui hanno anche utilmente concorso altri comuni calabresi,
in forma singola o aggregata. Parliamo di Cocuri, Castelsilano, Crucoli, Ferruzzano, Monasterace, Rogudi, Roseto Capospulico, San Demetrio Corona, Santa Saverina, Scilla e Sellia, i cui sindaci sono stati anche presenti in conferenza stampa per offrire un breve cenno delle rispettive progettualità. La conferenza stampa di presentazione è stata presieduta dalla vicepresidente della giunta regionale Giusi Princi. Questo progetto va in quella direzione, valorizzare piccoli borghi, piccole realtà che fino ad ora sono stati emarginati e rappresentano poi la memoria, la nostra storia. Assolutamente, devono rappresentare quella memoria storica e collettiva che noi abbiamo l'obbligo morale, il dovere di sostenere e di valorizzare attraverso una riqualificazione che diventa anche un'espressione identitaria di appartenenza, e dobbiamo incentivarla per promuoverla nei giovani, questa identità, perché non dimentichiamo che noi dobbiamo scongiurarne la loro fuga e anche il rientro di coloro i quali hanno abbandonato la nostra regione. Quindi soltanto attraverso appunto la promozione di questo patrimonio immenso che hanno i nostri borghi riusciamo appunto a promuovere, a fare turismo in maniera intelligente. Vi occupate di questo progetto che tecnicamente è molto articolato, ma ha delle importanti aspettative per quanto riguarda questi piccoli borghi, borghi in piazza. Sì, allora il progetto Borghi in Piazza vede un partenariato composto dal comune di Riace e Capofila, i comuni di Stilo e Pazzano, e mettere insieme questi tre comuni significa tanto per il territorio per raggiungere un obiettivo importante, che è quello di ripopolare il territorio, creare rete tra i comuni e fornire dare quel passaggio in più per far sì che il comune si ripopoli, che ci siano più persone, che ci sia un indotto economico importante. Allora, i tour operator hanno un ruolo importantissimo per la promozione appunto del territorio. Quella di oggi vuole essere, intanto abbiamo invitato tutti i sindaci che hanno vinto il bando Borghi, perché si vuole creare rete fra di noi, cioè non può essere il singolo borgo, ma insieme che si promuove la Calabria. Torno alla centralità del nostro progetto, ma un pochino è la linea e le misure di tutti i progetti e la tendenza del turismo di ritornare alla piazza e al contatto umano con le persone. Quindi i borghi rappresentano in questo momento una risorsa importantissima. Infatti il titolo del progetto Borghi in Piazza, che dà centralità alle piazze e alle comunità. Le persone sono il vero elemento fondamentale di questi progetti, non solamente del nostro, ma abbiamo avuto modo di leggere gli abstract degli altri progetti, la comunità e la centralità. Si tratta di un finanziamento concesso ai comuni calabresi assegnatari che ammonta a circa 17 milioni di euro. Il comune di Riace è capofila, ma ovviamente sono orgoglioso di aver fatto questo progetto anche insieme ai comuni di Stilo e Pazzano, con i quali naturalmente c'è una collaborazione massima, e ovviamente siamo tutti sullo stesso piano. Il mio comune è capofila da un punto di vista amministrativo, ma poi nella fase operativa saremo tutti quanti insieme. Sono molto contento che questo bando finalmente dia spazio, si sia dato spazio anche nei palazzi istituzionali, quindi siamo qui oggi alla Regione Calabria a presentarlo, e penso sia una cosa molto importante, perché è un bando che può dare lustro ai nostri territori e ai territori di tutta la Calabria, ma in questo caso soprattutto ai territori che noi rappresentiamo, il territorio della Locride, che attraverso la cultura e la bellezza dei propri borghi potrebbe veramente si potrebbe veramente creare un volano di sviluppo per fare in modo che questi borghi possano essere rivissuti. Alla conferenza stampa, a cui hanno partecipato i primi cittadini, hanno preso parte anche i responsabili tecnici del comune di Gerace, che ha ricevuto un altro finanziamento riferito alla linea A dello stesso progetto per un importo pari a 20 milioni di euro. No, anche il comune di Gerace, grazie alla Regione Calabria, abbiamo ottenuto questo importante risultato, un finanziamento di 20 milioni che praticamente prevede una serie di interventi, ma prevede su tutto il territorio un bellissimo progetto che nel particolare poi il nostro coordinatore alla progettazione, la dottoressa Panetta, darà degli aspetti più precisi
all'interno della conclusione del progetto. Io su questo, diciamo, questo progetto è importante non solo per Gerace, è importante per tutto il territorio della Locride. Il progetto è un progetto importante soprattutto perché ha un carattere innovativo, si tratta di un progetto pilota, quindi prevede che una serie di interventi, ben 9 progetti nello stesso progetto. Sono interventi importanti che dovrebbero impattare a livello di sviluppo economico sia per il borgo di Gerace con ricaduta su tutto il territorio. Nello specifico si prevede di realizzare un albergo diffuso, quindi la riqualificazione di alcune abitazioni ed edifici del borgo storico, da adibire ad ospitalità diffusa, spazi di co-working, a centro di benessere, un centro benessere innovativo non presente sulla nostra area, quindi che si prevede possa attrarre un rilevante numero di turisti. Il progetto prevede anche delle aiuti alle imprese, aiuti per l'incoming turistico, ma anche per la nascita di nuove imprese, sia nel settore artigiano che nel settore del commercio, del turismo e anche nel terzo settore. Altri interventi prevedono la realizzazione di laboratori di restauro, laboratori ed hub per la formazione turistica, una serie di interventi tra loro coordinati, tra cui anche la promozione del borgo di Gerace a livello internazionale. Progetti che rappresentano comunque un'importante opportunità per lo sviluppo delle potenzialità dei territori interessati ed anche con significative ricadute su tutto il contesto regionale. Questo finanziamento ci dà la possibilità di dare forma e vita a dei progetti, delle idee progettuali che puntano allo sviluppo del turismo nelle sue varie forme, dal turismo esperienziale, dal turismo culturale, religioso, delle radici. E poi abbiamo con questo finanziamento noi puntiamo a realizzare un virtual tour, un tour che ci porta nel Borgo di Stilo per una sorta di vetrina dove esporre i nostri tesori, il nostro patrimonio, perché solo così possiamo tenere viva la memoria nei nostri centri storici, nei nostri borghi, evitare, contenere lo spopolamento ed evitare la fuga dei nostri giovani. Se si lavora sull'aggregazione e la coesione tra i comuni si possono ottenere delle cose, e noi con questo tipo di progetto, perché da soli non lo ottenevamo, però con l'aggancio di Stilo e Riace siamo riusciti a fare tutto ciò per poter apportare almeno la gente, perché Palzano purtroppo si sta spopolando, e da questo punto di vista cercare di aggregare maggior persone possibile all'interno, e la biblioteca farla di volano per poter poi entrare in un contesto, diciamo, sociale ed economico e anche culturale, perché quello che appassiona Pazzano, la gente di Pazzano, è la cultura, la storia che abbiamo in tutti i settori, perché noi siamo, diciamo, siamo il paese delle miniere per eccellenza, e quindi siamo quelli che possiamo portare avanti questo tipo di progetto. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari che era stata emessa il 26 gennaio scorso dal GIP distrettuale nell'ambito dell'operazione Olimpo a carico di Rocco Gramuglia, di 54 anni, funzionario della prefettura di Vibo Valentia. Il collegio, accogliendo la richiesta di riesame avanzata dai difensori di Gramuglia, avvocati Andrea Alvaro e Carlo Oliva, ha annullato il provvedimento restrittivo a carico del funzionario. Gramuglia, nel corso del suo interrogatorio, aveva respinto le accuse che gli vengono contestate di rivelazione di segreti d'ufficio in relazione al contenuto di alcune informative interdittive antimafia. E ora siamo a Catanzaro. Martina Scavelli ha annunciato di dimettersi da arbitro di Serie B di pallavolo perché stanca di essere discriminata per il sovrappeso. «Non sopporto più», scrive Scavelli in un post su Facebook, «di essere misurata e pesata come si fa con le vacche». Nel post, l'arbitro, che vive a Catanzaro, si rivolge alla giocatrice di pallavolo Paola Igonu, rivolgendole la frase «Tu sei nera, io sono grassa». «Lo sport», aggiunge Martina Scavelli, «dovrebbe unire anziché emarginare, e io non voglio più essere messa all'angolo per qualche centimetro o qualche chilo in più. Ho superato i valori previsti di BMI e circonferenza addominale e non è emerso nulla di eccessivo. Ho ricevuto una penalizzazione di 3 punti nell'ambito del punteggio dirigenti di settore e l'esonero dall'impiego fino al raggiungimento dei valori previsti. La penalizzazione mi porterà a fine stagione a passare dalla Serie B al campionato regionale, facendo un enorme passo indietro. Parametri fuori norma, certo, ma di poco, un poco che non scalfisce la qualità del mio servizio, come se 3 dita in più sul mio girovita potessero mettere a rischio una partita di pallavolo che tra l'altro
non prevede che l'arbitro corra per il campo come succede nel calcio. Le regole sono regole, io le ho accettate e le rispetto, ma non vuol dire che siano sacre e immutabili. Ho operato al servizio della federazione dal 2007 con grande senso di responsabilità, devozione e disciplina. Ho deciso di dire basta, afferma ancora l'arbitra, per me e per tutti i grassi. Basta a delle regole che non sempre vengono fatte valere erga omnes, basta a chi si basa sui numeri e sotterra le emozioni. E il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha ricevuto in comune proprio Martina Scavelli, quest'arbitra di Serie B di pallavolo che si è dimessa, come abbiamo letto, per protesta contro la rigidità di alcune norme che devono, a cui debbono attenersi i direttori di gara. Ho voluto incontrare Martina, ha detto Fiorita, per manifestarle prima di tutto la piena solidarietà di tutta la comunità catanzarese. Ma il suo gesto, le sue motivazioni e la grande dignità con cui lei stessa le ha spiegate meritano ben altro che non il semplice, anche se sincero, sentimento di vicinanza. Capisco che siamo di fronte a regole stabilite dagli organi di governo sportivo a livello internazionale, recepite a livello nazionale, ma trovo surreale che un arbitro a un passo dalla Serie A, grazie ai meriti e alla professionalità maturati in anni di impegno sui campi, venga penalizzata e si veda mandare in frantumi una carriera per pochi centimetri di circonferenza addominale fuori dai parametri. A me, francamente, pare che siano questi ultimi a essere fuori da ogni logica del buonsenso e capisco perfettamente cosa possa avere spinto Martina a scrivere sulla sua pagina Facebook Egonu, tu sei nera, io sono grassa, annunciando subito dopo le sue dimissioni da arbitro. Siamo a Reggio Calabria, oggi a Palazzo Alvaro è stato presentato il progetto del nuovo istituto alberghiero Dea Persefone di Locri, il servizio di Raffaella Silvestro. Sulla sala biblioteca di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria è stato presentato alla stampa il progetto esecutivo del nuovo istituto alberghiero Dea Persefone di Locri. Incontro con i giornalisti durante il quale sono stati illustrati i contenuti del nuovo progetto anche attraverso render fotografici multimediali. Sono stati presenti anche il sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace, il dirigente del settore 9 edilizia Giuseppe Mezzatesta, la dirigente scolastica Maria Rosaria Russo, il sindaco facente funzioni del comune di Locri Giuseppe Fontana, i tecnici e anche i progettisti che hanno realizzato l'elaborato progettuale dei rappresentanti dell'impresa che hanno realizzato l'opera. Abbiamo appena finito di presentare il progetto esecutivo dell'Istituto Alberghiero di Locri, un progetto che costa di oltre 6 milioni e mezzo di euro, quindi un investimento importante che la città metropolitana fa nell'ambito del progetto Forever. Un progetto che già prende l'avvio qualche anno addietro, purtroppo dopo appunto l'uccisione allora dell'onorevole Fortugno, e la buona amministrazione della città metropolitana insieme all'amministrazione comunale di Locri, allora guida del sindaco Giovanni Calabrese, oggi porta alla presentazione di questo importante progetto che ospiterà da qui, speriamo, a un anno e mezzo, che dovrebbe essere la durata appunto dei lavori, circa 800 alunni, un istituto alberghiero che risponde anche alle esigenze di un territorio che ha una vocazione prettamente turistica, quindi anche l'aspetto, diciamo, della ricaduta sociale che dovrebbe avere successivamente, e quindi evitare quel benedetto spopolamento che tutti i giorni, diciamo, tutti proviamo a rincorrere, quindi anche la scelta, diciamo, in previsione futura di avere un istituto che possa, diciamo, creare le condizioni ai nostri ragazzi di poter rimanere e di vivere appunto in quel territorio dove tanto hanno fatto per viverci e per starci. Un istituto scolastico completamente all'avanguardia che tiene dentro accessibilità diffusa, prevenzione, ma soprattutto sostenibilità. Ecco, abbiamo provato anche a colmare quelle che sono a volte alcune deficienze anche sull'estetico, e quindi provare a rendere anche belli i nostri istituti, questo proprio per farli vivere, come diciamo sempre, all'interno di un campus, i cosiddetti campus universitario, che, di cui spesso, diciamo, ci vantiamo di poterne avere, però magari nel tempo probabilmente non si è stati attenti, diciamo, a questa linea di
finanziamenti, e quindi siamo contenti oggi di averlo potuto presentare. Progetto che ovviamente non viene presentato oggi e che dovrà essere cantierizzato. Dico già a tutti che già i lavori sono già iniziati, perché è stata già fatta la consegna già qualche giorno addietro. L'alberghiero di Locri, l'istituto alberghiero di Locri, è uno dei motivi che mi hanno spinto anche ad allora a candidarmi, e oggi vedere già iniziati i lavori, quindi non la classica politichese, quindi abbiamo fatto una conferenza stampa, già i lavori iniziati 2 giorni fa. Questo ci inorgoglisce, quindi dimostra effettivamente come l'amministrazione metropolitana, guidata dal sindaco Falco Matai, oggi dal sindaco facente funzione Carmelo Versace, denota l'attenzione che c'è verso il nostro territorio metropolitano. Una struttura che il territorio aspetta da diverso tempo, e quindi non vediamo l'ora che venga realizzata, e fare in modo che la popolazione scolastica entra dentro questa struttura e si arricchisce sempre di più delle loro professionalità. Ci sono altri aspetti importantissimi di questo progetto che sono legati alla funzione delle aule, non viste più come, diciamo, delle aule chiuse, senza possibilità di sbocchi per i ragazzi, ma con le grandi terrazze, con i pieni vuoti che ci sono nel progetto, si riuscirà a fare lezione all'aperto, lezione con l'ambiente vicino, e la possibilità di avere su ogni piano tutti i servizi disponibili. Poi l'istituto alberghiero è un istituto che è molto specialistico, e per quello avremo tutte le caratteristiche per poter rendere, diciamo, adeguatamente l'immobile attrezzato in maniera adeguata. Verrà completato in futuro con il secondo lotto che stiamo già progettando, e quindi vi sarà anche il convitto fra un po' di anni, che consentirà anche di poter far sostare, alloggiare i ragazzi che vorranno partecipare all'interno del lotto. Gioca una schedina di 2 euro e vince 1 milione di euro con il Million Day. E quanto è successo a Villa Piana nella frazione Marina? Il fortunato giocatore ha indovinato i 5 numeri estratti. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria gestita dalla famiglia Calà lungo il vecchio tracciato della statale 106. Siamo felici per questa vincita, ha detto il gestore della ricevitoria. Ignoriamo ovviamente chi possa essere il fortunato o la fortunata. La nostra ricevitoria è frequentata anche da persone di passaggio. Ci auguriamo che la debendata abbia baciato una persona che ne aveva bisogno e soprattutto che sappia gestire in modo oculato la vincita. E ancora in Calabria è stato pubblicato il bando di ammissione per il 2023-2024 ai corsi di laurea magistrale al ciclo unico dell'Università della Calabria in Medicina e Chirurgia Tecnologie Digitali, classe di laurea MLM41, appunto Medicina e Chirurgia, lo riferisce un comunicato dell'Ateneo. E ora siamo a Marina di Gioiosa. Giuseppe Romeo, politico locale, si esprime sul bilancio dell'amministrazione. Vediamo cosa ha dichiarato al 60 News andato in onda ieri sera. Stiamo portando avanti una serie di attività e di lavori, per esempio adesso stanno per completare, con tutte le polemiche che ci sono state durante il periodo estivo l'anno scorso, il lungomare, quel pezzo centrale, stiamo completando l'area ex Pescatori, che ci sarà lì una grande piazza che inaugureremo se tutto va bene, e ovviamente è a buon punto per questo, sì, che tutto va bene, prima dell'estate. Sì. Abbiamo fatto i lavori, e questo devo dire grazie anche all'impegno al nostro ufficio tecnico e anche al delegato ai lavori pubblici Giuseppe Coluccio, che praticamente, sì, segue tutti i giorni questi lavori. Per quanto riguarda la raccolta delle acque piovane, tipo la zona Rione Marinai, praticamente lì è stato fatto un lavoro di raccolta delle acque bianche, e ovviamente fa tutto l'asfalto e quant'altro. Adesso abbiamo iniziato un altro lavoro di 320.000 euro in una zona interna di Marina di Gioiosa, che era una strada che rischia di dissesto idrogeologico, perché ovviamente verrà messa in sicurezza, è fatta ovviamente tutta nuova. Abbiamo fatto un altro lotto di raccolte acque piovane in una zona interna, zona Pantalonia. Sì. Ovviamente, dato che ci sono diversi tipi di lavori, che abbiamo aumentato, ecco, con i pannelli fotovoltaici, per abbassare i costi all'ente per quanto riguarda
questo diciamo servizio alle nostre strutture pubbliche. Si sta per partire per un altro lavoro per quanto riguarda la biblioteca comunale, per la scaffalatura, è una cosa che ci tiene molto, sta seguendo in prima persona il vice sindaco Vincenzo Tavernesi, che è anche assessore alla cultura e all'istruzione. Io in questi giorni ho intrapreso delle riunioni con le attività commerciali, dagli imprenditori, artigiani, commercianti e anche associazioni di categorie. Infatti devo dire che stiamo piano piano ottenendo questi riscontri, però ti volevo anticipare anche un evento che adesso, anzi ci sono tre eventi che adesso si faranno a Maria della Gioiosa. Il 20 ci sarà un seminario che si parlerà dei PAC e saremo il comune che rappresenterà diciamo questo a livello zonale, e allora praticamente si farà a Maria di Gioiosa con Confagricoltura, si parlerà PAC 2023-2027. Poi il 23 ci sarà un incontro valore alle imprese e valore al territorio, Costa dei Gelsomini, che è in collaborazione con Confcommercio e Accademia delle Imprese, e poi faremo il 24, che se tutto va bene ci sarà anche la presenza dell'assessore Gallo, l'oro d'ulivo e come preservare, come valorizzare e come preservare questo prodotto. Dato che c'è stato anche un incontro a Gerace e stiamo cercando la collaborazione di fare rete. Il 28 faremo il 28 faremo, che mi hanno mandato una richiesta per quanto riguarda un giorno intero, il 28 di febbraio, sulla potatura. Praticamente una giornata dedicata alla potatura, dove si farà anche una dimostrazione, percorso per quanto riguarda questo tipo di mestiere. E ancora, nutrizionisti e consorzio della cipolla rossa di Tropea, c'è l'intesa con l'obiettivo condiviso, valorizzare un prodotto dalle mille proprietà. Vediamo. Solo 26 calorie per 100 grammi di prodotto, straordinariamente ricca di acqua, eccezionale nel gusto, declinabile in mille sfumature. Dall'antipasto al dessert per la sua dolcezza e croccantezza, è una delle pochissime cipolle al mondo che si apprezza anche cruda. Elisir di lunga vita e alleata della salute. Sono questi i punti di contatto tra Consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea Calabria GP e l'Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per promuovere il consumo della cipolla rossa di Tropea come un ingrediente salutare e gustoso. E quanto ha fatto sapere il presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria GP, Giuseppe Laria, cogliendo l'occasione per ringraziare il presidente AINC, Domenico Antonio Galatà, per la sensibilità e la disponibilità dimostrata per questo progetto condiviso che guarda alla sana alimentazione, alla lotta agli sprechi e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il consumatore sull'importanza di una dieta equilibrata e di far conoscere le proprietà nutrizionali della cipolla rossa di Tropea, ricca di antiossidanti ed importanti minerali. Il protocollo prevede la realizzazione di eventi e iniziative di informazione e sensibilizzazione sul binomio nutrizione-gastronomia, dimostrando come sia possibile coniugare il gusto con la salute. Afrodisiaco naturale, anestetica, diuretica, cura i reumatismi, il mal di testa, gli ascessi, alleato contro il raffreddore influenza, emoliente, antiasmatica, regola persino il tasso del colesterolo nel sangue, contro il diabete e le punture di insetti. Ed ancora, la cipolla rossa di Tropea allontana il rischio tumorale e preserva l'invecchiamento. Insomma, grazie alla quercetina migliora la performance sportiva. Composte per il 90% di acqua, 1% di proteine, pochissimi grassi ed alcuni elementi minerali di rilievo quali il potassio, calcio e fosforo. Il maggior contenuto di acqua determina la presenza di tuniche carnose e succulente rispetto alle foglie coriacee delle altre varietà. Il cordoglio del sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace per la scomparsa dell'onorevole Lillo Manti. La scomparsa di Lillo Manti è una notizia che ci riempie di tristezza e di sgomento. La nostra città piange uno dei suoi figli migliori. Politico di lungo corso, appassionato amministratore, Manti è stato un punto di riferimento per generazioni di giovani impegnati in politica e nel sociale. Così, in una nota, il sindaco facente funzioni della città metropolitana. Nel corso della sua lunga e appassionata carriera professionale e politica,
ha aggiunto Versace, Manti ha avuto l'onore di contribuire alla crescita sociale e civile della nostra città e della nostra regione, rappresentandola anche in prestigiosi contesti nazionali, come durante la sua esperienza di deputato della Repubblica. La sua scomparsa lascia un vuoto nei tanti che credono ancora nell'impegno politico come attività di servizio nei confronti della propria comunità e come strumento per migliorare la vita delle persone. Alla famiglia Manti, ai tanti amici dell'onorevole e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie doti umane e politiche, giungano le più sentite condoglianze da parte dell'intero Consiglio metropolitano. E anche noi ovviamente ci associamo a queste condoglianze, conoscendo anche direttamente l'onorevole Lillo Manti, esprimendo le nostre più sentite condoglianze a nome anche della nostra redazione alla famiglia. Ancora Calabria, costi energetici, famiglie in affanno, gli obiettivi sulle fonti rinnovabili, la crisi internazionale e post pandemia hanno aggravato lo scenario. La Regione Calabria lavora al piano di settore per la transizione ecologica. Vediamo il servizio. I consumi energetici sono ormai una delle voci principali, se non la più importante, dei bilanci delle famiglie italiane. La Calabria non fa eccezione, con un'incidenza rilevante sulle economie di nuclei dai redditi più bassi rispetto alla media nazionale. Una questione centrale anche alla luce del Green Deal che l'Unione Europea tende a portare avanti in vista di una transizione ecologica volta a puntare sulle energie rinnovabili e nelle quali la Calabria potrebbe giocare un ruolo non secondario. L'ultima fotografia è quella realizzata dall'Istat, che ha preso a riferimento gli anni 2020 e 2021, annualità particolari per via delle alterazioni determinate dalla pandemia, che hanno comportato un aumento dei consumi domestici per via delle numerose chiusure, che hanno spesso costretto soprattutto nel 2020 le persone in casa. Oggi però il quadro sarebbe ancora più alterato e grave in termini assoluti, visti i rincari con brusche salite e lente discese che hanno stravolto il mercato e messo tutti alle strette, con aumenti che sono arrivati anche a far raddoppiare l'importo. Dal report emerge che al nord si spende di più per il metano, mentre al sud si punta sull'energia elettrica 49,5%, ma non sono pochi i nuclei che utilizzano legna e pellet. La media pro capite di spesa annuale delle famiglie è stata nel 2020 di 1.542 euro al nord, record alla Valle d'Aosta, con 1.762 euro, mentre nel mezzogiorno si è attestati su 1.220 euro. In Calabria si è speso poco più di 1.310 euro. Qui il ricorso all'energia elettrica è stato del 45,3% sulla spesa energetica totale. Ha ancora un peso non indifferente l'utilizzo delle biomasse, legna e pellet per riscaldare le case e produrre acqua calda. Nella nostra regione il fascino del camino cattura il 32,3% delle famiglie, il pellet interessa circa al 12% con utilizzo di 5,1 tonnellate all'anno per nucleo, la media nazionale è di 3,7 tonnellate a famiglia. Parte del legname non viene acquistato ma viene autoprodotto su terreni di proprietà o raccolto da zone boschive. Uno scenario generale che oggi starà risentendo delle ultime novità tra progetti di transizione ecologica, di miglioramento del rendimento energetico degli edifici con cappotti termici, pannelli fotovoltaici e pompe di calore, se si pensa che nel 2021 il 57,8% delle famiglie aveva impianti con più di 10 anni, il 32,5% oltre il 20%. Oggi è probabile che i numeri siano in fase di rapido cambiamento, anche alla luce degli incentivi per realizzare interventi volti ad abbattere costi energetici diventati esorbitanti dopo la fine dell'emergenza pandemica e l'inizio della crisi bellica tra Russia e Ucraina. In questa fase la Regione Calabria è tra l'altro alle prese con l'aggiornamento del piano regionale integrato energia e clima, che punta a una pianificazione più rispondente a esigenze e norme sotto il profilo energetico e ambientale. Ci fermiamo qualche attimo per i suggerimenti commerciali, ma ritorneremo a breve con la seconda parte del nostro TG News. Vi aspetto. Il consigliere delegato al turismo della città metropolitana, nonché sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, interroga la regione sulla situazione relativa alla seggiovia di Gambarie. Vediamo.
Arriva la neve, arrivano i turisti, Gambari esplode. Purtroppo però c'è una grave situazione alla Seggiovia, ferma ormai da 2 anni, nonostante l'annunciato finanziamento da parte della Regione Calabria. Ad intervenire è il consigliere delegato al turismo della città metropolitana, nonché sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Il governatore dice un anno fa, il 12 febbraio del 2022, definiva Gambari ed Aspromonte un posto incantevole ed indicava lo sviluppo della località sciistica come una delle priorità da sviluppare per renderla un centro di eccellenza per tutta la Calabria. Nel 2020 la regione aveva annunciato con toni roboanti il finanziamento per la ricostruzione della seggiovia danneggiata da un incendio. Peccato che allora, al di là del recente visto del presidente, nulla si sia mosso, tanto da suscitare lo sfogo dei residenti ed imprenditori. Continua Ranuccio, è l'ora che dalle parole si passa ai fatti. Il finanziamento c'è o non c'è? E questo l'interrogativo del consigliere metropolitano rivolto direttamente alla cittadella regionale. I lavori dovranno partire a breve o bisognerà ancora attendere? Chi è impegnato quotidianamente sul territorio metropolitano non può rimanere insensibile a queste domande. E soprattutto, dice Ranuccio, ci si domanda che senso abbia fare promozione territoriale, magari spendendo milioni di euro per la pista sul ghiaccio a Milano, quando uno dei siti più importanti per il turismo reggino e calabrese rimane fortemente penalizzato. La regione batta un colpo, conclude il consigliere metropolitano, e guardi almeno una volta ogni tanto al di là della provincia cosentina. Duri toni usati da Giuseppe Ranuccio. L'interrogativo è direttamente posto al governatore Roberto Occhiuto, che quanto prima ovviamente dovrà dare una risposta. L'amministrazione comunale di Cinquefrondi annuncia con grande soddisfazione che si sono conclusi i lavori di restauro della piattaforma girevole dell'ex Littorina. L'opera, resa possibile da un finanziamento pubblico ottenuto dalla Regione Calabria e intercettato dal sindaco Conia, rappresenta la creazione di una nuova attrazione turistica, ma anche e soprattutto un investimento volto alla riqualificazione di un'area dal forte valore storico. Da sempre questa amministrazione, si legge in una nota, si è posta l'obiettivo primario di non lasciare nessuna area del territorio indietro. Borgo futuro, la costante riqualificazione e manutenzione di parchi pubblici e aree verdi, i bandi del PNRR per l'efficientamento delle nostre scuole e adesso questo ennesimo ed importante successo. Tutto ciò, aggiunge il sindaco Conia, si è reso molto spesso possibile senza intaccare minimamente le sofferenti casse del bilancio comunale. L'amore è una pianta che va curata per tutta la vita, amatevi e fatevi amare. E questo è il messaggio scaturito dall'iniziativa Gioiosa Innamorata, un contest a ricchi premi organizzato con straordinario successo dall'Associazione Commercianti ed Artigiani di Gioiosa Ionica. La panchina dell'amore rimarrà ancora aperta per le foto degli innamorati per tutto il mese di febbraio. Vediamo il servizio di Vincenzo Logozzo. Siamo qui nella piazza del Plebiscito a Gioiosa Ionica alla panchina degli innamorati, una panchina che è stata fatta dall'Associazione Commercianti per esprimere l'amore, proprio l'amore inteso in tutte le sue forme, l'amore filiale, l'amore verso forse l'uomo della nostra vita, l'amore verso un animale di compagnia, l'amore verso gli amici, ed è per questo che è anche l'amore un gioco, è il gioco che noi abbiamo creato per poter vincere, far vincere agli innamorati di tutti i generi nella nostra panchina. Si vince una bellissima notte nella suite presidenziale dell'Hotel Kennedy. Tornando all'amore, che dire, l'amore è una pianta. È una pianta che va annaffiata, potata, curata per tutta la vita. E abbiate fede e pazienza, perché è una pianta che cresce col tempo. Dirvi altro, potrei dirvi fiumi di parole, ma credo che accettiate il consiglio. Amatevi e fatevi amare, è la cosa più bella di questo mondo. Noi, come provoco dicevo, abbiamo contribuito ad un po' arricchire la manifestazione, la festa dell'amore, la cosiddetta festa dell'amore, facendo in modo che tutti i visitatori, tutte le persone insomma pervenute qua a Gioiosa a fare una foto sulla meravigliosa panchina creata dagli artigiani locali, potessero dopo aver fatto la
la foto, fare un giro lungo il centro storico gioiosano. Quindi i ragazzi qua che sono con me, c'è Francesca, c'è Marica, c'è Alfredo, ma c'è anche Marcello, c'è Emanuele, Alessandro, quindi tutti sei ragazzi nelle giornate che sono seguite dal 12 al 14 hanno hanno diciamo insomma accolto i nostri visitatori portandoli lungo il centro storico, quindi facendo fare una visita per le meraviglie di Gioiosa Ionica. E dunque i visitatori sono stati numerosi, quindi abbiamo ricevuto un po' di persone da tutto il territorio locrideo e quindi sono pervenuti dai paesi limitrofi per vedere diciamo questa straordinaria opera, valorizzando anche l'artigianato locale. E sinceramente ci ha incuriosito le varie espressioni dell'amore, perché diciamo non solo coppie diciamo hanno voluto fare la foto, ma anche delle singole persone, bambini. Noi per esempio facciamo il nostro servizio come proloco, quindi promuovendo il territorio, e lo facciamo con amore, diciamo questa è una, può essere definita anche un'espressione d'amore. Un'altra cosa che c'è da dire è che in verità per la panchina dell'amore hanno partecipato un po' tutti i commercianti di Gioiosa Ionica, che hanno apprezzato l'iniziativa e ognuno offrendo diciamo nel proprio piccolo diciamo quello che ci è servito. La cosa più emozionante è stato ricevere da parte di tutti i commercianti gioiosani un contributo per la festa dell'amore, per questo San Valentino, che sicuramente tutti i gioiosani ricorderanno, perché è stata davvero diciamo qualcosa di unico diciamo che è stato fatto nel nostro paese. Grazie a tutti, grazie a quanti sono pervenuti e a quanti vorranno pervenire, anche perché noi pensavamo di lasciare la panchina qui forse per tutto il mese di febbraio, quindi diciamo questo ancora è da stabilire, però a grande richiesta penso che la faremo permanere qua ancora a lungo. Vi aspettiamo nella panchina dell'amore per fare le vostre foto. Il sottosegretario all'interno, onorevole Nicola Molteni della Lega, nell'ultima seduta della competente commissione ha espresso per la questione interinali il seguente parere favorevole con la seguente riformulazione: impegna il governo a valutare l'opportunità di utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, la professionalità del personale amministrativo già impiegato presso gli uffici immigrazione delle questure e gli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture, al fine di supportare e coadiuvare l'attività e la gestione delle procedure connesse alla regolarizzazione degli stranieri facenti capo al Ministero dell'Interno. Tale riformulazione è stata accettata anche dall'onorevole Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle, che ha affermato: perché è fondamentale garantire la continuità a questi professionisti che danno un supporto straordinario anche alla luce della scadenza dei permessi. Finalmente la questione potrà essere definita e tantissimi giovani e meno giovani potranno riprendere l'attività che è indispensabile per poter far funzionare gli uffici, ove questi hanno svolto un lavoro costante e continuo per superare il blocco delle pratiche riguardanti tante persone che aspettano da mesi per avere l'atto amministrativo tanto agognato. Grazie quindi al sottosegretario Molteni, che ha preso a cuore questo problema, lo scrive in un comunicato stampa il commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno. E ora siamo a Locri. Ieri è stato presentato il Gran Carnevale Locrese, partenza già da questa mattina, carnevale sfilata in maschera, poi il 19 di febbraio, quindi domenica alle 11, carnevale in piazza, poi seguirà anche un carnival party baby dance e poi il 19 febbraio si chiude con uno spettacolo di trasformismo e di illusionismo. Vediamo il servizio.
Locri il Gran Carnevale, un evento che vuole mettere al centro la ripartenza dopo 2 anni di pandemia che hanno costretto a non poter allestire e programmare iniziative culturali e popolari. Un carnevale esordito oggi con la mega sfilata in maschera che si distenderà dal lungomare Piazza Nosside alla centrale Piazza dei Martiri, con studenti, associazioni e le performance della scuola Evolve Scuola Danza Locri di Giusy Zappavigna e la Full Dance Calabria di Christian Pelle. Il prossimo appuntamento sarà, come tutti, il 19 febbraio mattina in Piazza dei Martiri alle 11 con il Gran Circo delle Stelle e la Clown Band con Locri Prey Village e la Baby Dance. Go! Il Gran Carnevale a Locri inizia con la sfilata in maschera organizzata dalle scuole e l'amministrazione comunale ha voluto coinvolgere tutte le scuole di Locri per portare in città un po' di allegria e soprattutto è stata espressa la creatività, e quindi abbiamo pensato in questa giornata di rallegrare i cittadini, rallegrare la comunità in queste giornate di festa proprio con i ragazzi. Ogni scuola ha messo a disposizione, oltre che ovviamente la collaborazione dei docenti, dirigenti scolastici, anche la creatività, l'idea di molti ragazzi che hanno portato, praticamente hanno creato loro le maschere, portando in piazza qui a Locri varie tematiche, quella della pace, il tricolore, il tema dell'amore, il tema dell'ambiente, poi più piccini. Ringrazio davvero l'associazione Cartunia perché ha aperto questa sfilata proprio parlando della sicurezza stradale, quindi un ringraziamento particolare a loro, come i girasoli della Locride, il liceo Mazzini, tantissimi ragazzi del liceo Mazzini e poi il liceo artistico che ha messo proprio in atto una vera e propria opera d'arte portando moltissimi quadri, i più celebri del mondo, e quindi l'arte ancora fa protagonista, e quindi siamo contenti di questo. Andremo poi anche a lavorare insieme alle associazioni la domenica mattina, quindi tantissime attività con e per i bambini e per le famiglie, e poi gran finale domenica sera con l'artista, il trasformista nazionale Luca Lombardo, che a Palazzo della Cultura ovviamente metterà in scena un suo spettacolo per far divertire tutti. Ovviamente noi lavoriamo in sinergia con le associazioni, con le scuole, e ci piace insomma l'idea della condivisione, e come dicevo prima tantissime scuole, e a simboleggiare anche questa giornata il tricolore sfilato proprio dai ragazzi dell'istituto professionale. Quindi davvero grazie ai dirigenti, grazie ai cittadini che hanno collaborato, e viva il carnevale! E sempre a proposito di carnevale nel nostro territorio, altro carnevale, questa volta quello cauloniese, il Carnival Caulonia 2023, ce lo presenta Luana Franco, ex consigliere comunale, che però non interviene in qualità di politico ma di componente di un'associazione che ha curato l'organizzazione del carnevale. Vediamo. L'associazione Giangurgolo di Caulonia propone anche quest'anno la manifestazione Carnival Caulonia 2023 in collaborazione con il Comune di Caulonia, le cooperative sociali e tutte le associazioni che operano sul territorio. Grazie al contributo della Regione Calabria, degli sponsor e dei singoli cittadini tutti, siamo pronti per presentare il nostro Carnevale a Caulonia ancora una volta. Un programma ricco di eventi, singoli eventi. Si partirà il 18 febbraio con il ballo in maschera alle ore 22 a Caulonia Centro. Il giorno dopo, il 19 febbraio, la mattina, promossa dall'associazione Ursini Rinasce, ci sarà alle ore 11 una farsa carnevalesca ad Ursini, mentre nel pomeriggio alle ore 15 finalmente potrete ammirare la famosa sfilata dei carri allegorici lungo il nostro centro storico. Martedì 21, martedì mattina alle ore 9:30 ci troveremo a Caulonia Marina per la sfilata carnevalesca,
mentre a seguire la destinazione, grazie alla collaborazione con il comune di Placanica, sarà proprio Placanica stessa, grazie soprattutto all'oratorio e a tutti i genitori del comune. Un ringraziamento particolare è giusto e doveroso farlo agli artisti che da anni si impegnano costantemente per renderci un carnevale migliore e ricco di divertimento. Vi aspettiamo a Caulonia con tanta animazione, con Armando Quattrone, con Melo DJ, con Rafaelito, con la palestra di Emi, con la combriccola del sorriso e con tutte le associazioni sportive e non solo a Caulonia. Ancora una volta, sicuramente non vi pentirete. E ora siamo all'agenda. La medicina malata di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, curarla per curare, il 17 febbraio alle 14.30 a Cirò Marina, organizzato da FP Funzione Pubblica, FNP Pensionati e CISL Medici. Ci sarà questo incontro introdotto da Salvatore Mancuso, segretario generale CISL Magna Grecia, presieduto da Tonino Russo, segretario generale della CISL Calabria, con i saluti di Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina. Interverranno Luigi Tallarico, componente della segreteria CISL Magna Grecia, Luciana Carolei, Tonino Daloi e Mimmo Zannino. Altro appuntamento, Circolo Culturale L'Agorà organizza una conferenza per venerdì 17 gennaio, incontro con l'autore, interviene Santo Gioffrè, autore del libro Fadia. Quindi questo è un appuntamento importante che si svolgerà nei prossimi giorni, così come venerdì 24 febbraio alle 23 all'Auditorium Nicolas Green di Gioia Tauro, Cittadinanza Attiva e Costituzione, il potere delle parole contro l'Andrangheta. Intervengono Fortunato Praticò, dirigente scolastico Severi di Gioia Tauro, Giancarlo Costabile, docente di pedagogia dell'antimafia all'Unical, Don Pino De Masi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, Marisa Manzini, sostituto procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro, Modera Carmine Pisani, docente del Severi di Gioia Tauro. Ora ci fermiamo qualche attimo e vediamo come hanno titolato i principali quotidiani oggi in edicola. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, calabria.live, piattaforma energetica per l'Europa, la Calabria guarda al rigassificatore, il progetto che piace alla Meloni, ha conquistato anche il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, presidente Occhiuto, pensa agli utilizzi del freddo per l'agricoltura. La regione, osserva il professore Pietro Massimo Busetta, vuole ospitarne uno a Gioia. Andiamo avanti, Gazzetta del Sud, rifiuti e affari sporchi, 14 arresti, contabilità parallela per bonificare società, denaro reinvestito pure nel calcio. Maxi operazione dei carabinieri, imprenditori di Locri, mente del sistema illecito tra Reggio, Milano e la Germania. Tre notizie nel taglio alto, sono i titoli sotto testata, la raccolta di immondizia a Reggio Calabria, le Dinzaghi e l'iniziativa ecologica Bravi i Regini, dal comune neppure un grazie. Catanzaro, stato antartico, c'è 14 persone a giudizio per truffa, qui il tribunale del capoluogo, e poi Olimpo per la giudiziaria, libero il segretario del prefetto di Vibo, il tribunale della libertà nulla l'ordinanza del GIP nei confronti di Rocco Gramuglia, il funzionario originario di Seminara. Due fotonotizie di centropagina, l'inchiesta Miramare bis, la procura chiede il processo per Falcomatà, il sindaco accusato di abuso d'ufficio. E ancora la stagione sciistica in Aspromonte, Gambari aumenta i servizi per ridurre le file sulle piste. Reggio, un bene confiscato, i laboratori sociali per i giovani usciti dal circuito penale. E poi ancora Reggio Calabria, omicidio cartisano, la Cassazione motiva la condanna a 30 anni per il killer Zappia. Oppido Mamertina, trasferiti i pazienti della lungodegenza a corto di personale. Poi Bova, due cani da caccia rinchiusi in gabbia, patrone denunciato. Reddito di cittadinanza discrimina gli altri lavoratori dell'Unione Europea. Poi testimonianze nulle, Berlusconi assolto, Rube Ter scagionata a Milano, tutti e 29 imputati. Lasciamo Gazzetta del Sud e ci occupiamo del quotidiano. Poche nascite e adozioni a Passo di Lumaca, il paradosso italiano che in Calabria si fa sentire di più. Le associazioni lamentano la lentezza delle procedure ben oltre la media nazionale. Per una pratica ci vogliono 8 anni, requisiti, costi e sospensioni, la mappa dell'iter da percorrere.
E ancora Ruberter, vedete il taglio alto, titolo sotto testata, assolti il Cavaliere e tutti gli altri dopo un processo che è durato 6 anni. Il fatto non sussiste. Berlusconi, anni di sofferenze, dice, di fango e di danni politici incalcolabili. Traffico di rifiuti, smaltimento illecito in mezza Europa, i prestanomi, 8 i calabresi coinvolti. E poi la medicina all'Unical, ecco il bando per l'ammissione testa dal cavacata ad aprile e luglio. La nomina messa in dubbio, il procuratore di Reggio Bombardieri ha chiesto al CSM di essere sentito. Echi da Roma, Rubi Terre, Tripode, Mangialavori di Forza Italia, pagina buia finalmente chiusa. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava i principali quotidiani calabresi, la linea la restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Che tempo farà nelle prossime ore? Lo vediamo con le nostre previsioni. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Il meteo è stato presentato da... @innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Bene, siamo al riepilogo finale. Io vi ringrazio per il cortese ascolto, la cortese visione. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di Telemia e ovviamente vi rimando ai prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra emittente sul canale 76 del Digitale Terrestre. Arrivederci. 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri nel Crotonese, 31 misure cautelari, inchiesta della DDA contro il locale di Cirò, indagati anche per esplosivi. Il sindaco sospeso è indagato per un altro abuso d'ufficio, avrebbe impedito la costituzione del comune come parte civile. Miramare bis, chiesto il processo per Giuseppe Falco Matà. Oggi a Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, è stato presentato il progetto del nuovo istituto alberghiero Dea Persefone di Locri. Nutrizionisti e consorzio Cipolla Rossa di Tropea, c'è l'intesa, obiettivo condiviso, valorizzare il prodotto dalle 1000 proprietà. Seggiovie di Gambari e Ranuccio, la regione batta un colpo, il consigliere delegato al turismo della città metropolitana e sindaco di Palmi interroga la cittadella sulla grave situazione della seggiovia di Gambari. Presentato a Locri il Gran Carnevale Locrese, da oggi tante le manifestazioni, carnevale, sfilata in maschera, carnevale in piazza, carnival party, baby dance. Il tutto per una 3 giorni di grande entusiasmo da vivere nella città di Locri.